Buongiorno a tutti, grazie di aver accettato il nostro invito. Con piacere, ci metterò qualche secondo, con piacere sono a presentare quest'oggi le persone che adesso citerò. Il piacere non è solo mio, ma di tutto il Consiglio regionale del Piemonte, del Presidente Valerio Cattaneo, degli altri colleghi consiglieri. Questo è uno di quei casi in cui posso dire che siamo tutti d'accordo, dei funzionari, dirigenti, direttori, dottor Tomatis, prima ancora la dottoressa Marchiori, perché c'è un legame fra il volume che presentiamo oggi e una naturale continuazione. Non la voglio chiamare appendice perché è riduttivo. Naturale continuazione dell'altro volume di cui si è occupato sempre Arabella Cifani e Franco Monetti, se ricordo bene. Che fa la storia di Palazzo Lascaris, che è la casa, come diciamo noi, la casa di tutti i piemontesi, e vi invito a visitare chi non ha avuto ancora occasione, con una storia straordinaria di proprietà della famiglia Cavour, ma non parliamo oggi di quello, invece della continuazione. Dicevo naturale perché in questi anni ho avuto l'opportunità, il privilegio, la scorsa legislatura è questa, di acquisire prima quel bruttissimo edificio, che è una delle cose terribili che abbiamo fatto negli anni 60-70. Io la Repubblica sarà, penso, ricordata in maniera terribile, magari per altre cose, ma di sicuro per i manufatti che sono stati realizzati, cosa che invece è ben diversa dall'edificio di cui parliamo oggi. Il ritorno a Palazzo Lascaris, io l'ho letto, ho finito di leggerlo mentre venivo in macchina, non lo sapevo che c'era la Banca Tiberina, per me era sempre il Banco di Sicilia, e dicevo l'opportunità, il privilegio, l'ultimo, la scorsa legislatura, quel bruttissimo edificio, e questa legislatura abbiamo portato a compimento e riportato a quello che era all'inizio tutto l'isolato, quindi Palazzo Lascaris, lo chiamo... Come lo posso chiamare questo palazzo? Palazzo della Banca Tiberina. Della Banca Tiberina, poi il Banco di Sicilia e poi, come dicevo, quel brutto manufatto dove ci sono i gruppi consigliari, l'URP e altre cose, che però ricostituisce tutto l'isolato. Non c'è più il giardino, ma c'è un passaggio al primo piano, brutto anche quello, ma insomma sono le parti. Noi siamo per parlare invece, e ringrazio Arabella Cifani, che in questi anni con Franco Monetti ci si è creato un rapporto di stima e di amicizia. Il lavoro serve anche a quello, insieme a Carlotta Venegoni, Stefano Grossi, Enrico Coffaro, un errore che neanche le stampelle possono far giustificare. Dicevo, ringrazio e termino, che ci hanno aiutato a ricostruire noi come istituzione, con un sacrificio che in realtà in pochi anni, con gli affitti che risparmiamo, ci ripaghiamo dell'investimento fatto. Noi abbiamo ricostituito quello che era la proprietà di un tempo. Voi, e questo ringraziamento chiudo, ci aiutate a riscrivere la storia di questi splendidi palazzi, con una cosa che termino: una volta il Comune di Torino era molto più esigente sulla qualità dei manufatti, sulla cura, l'attenzione, perché rendevano bella una città. Forse un qualche ritorno al passato con una maggiore cura e attenzione. Prenderò questo libro, lo manderò al sindaco Fassino utilizzando i rapporti di amicizia, e dico: senti, compatibilmente con i problemi di bilancio, un'attenzione maggiore forse non guasterebbe, naturalmente non tanto per lui o per noi, ma per la nostra città, che merita questo e devo dire anche altro. Grazie ancora, sì, grazie. La parola a Arabella Cifani. Parlo io per primo. Scusi, professor Monetti, posso farle io una domanda? Sì, certo. Visto che così da un po' dalla direzione comunicazione del Consiglio è nata la curiosità di approfondire la storia dell'ex Banco di Sicilia. Sì. Tutto è nato soprattutto dalla curiosità su un cancello che ci piace molto, di cui siamo orgogliosi. Sì, e sarà presentata dalla dottoressa molto efficacemente. Esatto, anche da parte del nostro direttore, dottor Tomatis. Certo. C'era questa curiosità di conoscere la storia del cancello
cervello in ferro battuto, e di lì poi voi sicuramente ci accompagnerete in un viaggio alla scoperta dell'ex Banco di Sicilia. Quindi apriamo idealmente questo cancello e vi lasciamo raccontare. Grazie, ecco. Grazie. È un cancello che tra poco vedrete in questa presentazione. Io devo introdurre il discorso, e allora lo introduco così. Una volta Torino era divisa in cantoni, o meglio isole o isolati, diciamo così, ferma un momento, isolati. E questo palazzo che voi vedete piccolino, dove va a inserirsi? Perché uno che mi ascolta deve dire, ma di che cosa si sta parlando? E allora ecco alcune precisazioni che vi spiegano dove va a inserirsi. Questa è la cittadella, come, non c'è problema. Ecco dove si inserisce. Sì, ecco, questa è l'isola Santa Francesca Romana. Santa Francesca Romana, una santa di, sì, grazie, una santa di Roma, era stata santificata da poco, nel 1622. E allora anche Torino dice, perché non facciamo una... come dire, un isolato per lei, ma non c'era niente a quel tempo. Eccolo qui, lo vedete in questo spazio, sempre proprio alle, dove c'è la cittadella. Qui c'è Piazza Solferino, mi spiego? Qui c'è via Alfieri, qui c'è via Arsenale, attenzione che una volta si chiamava via delle Cappuccine. Perché? Perché questa zona era il convento delle Cappuccine. Qui c'era un problema grandissimo che un architetto capisse subito: non si poteva costruire alto qui perché andava a dar fastidio alle monache di clausura, le Cappuccine. Di qui invece c'era via Arcivescovado, ma il vescovo allora non aveva una sede. Il primo vescovo di Torino, arcivescovo, sono arcivescovi dal 1515, prima erano vescovi, il vescovo di Torino non aveva una sede, andava un po' qui, un po' là, e soltanto nel 1777 si darà con Rorengo dei Marchesi di Rorà, riuscirà finalmente ad avere una sede sua. Sarà quando saranno soppressi i gesuiti, e allora i padri lazzaristi che erano in questa zona saranno mandati a sostituire i gesuiti, e questo sarà uno spazio vuoto. Allora si dice, diamolo al vescovo, perché il vescovo era stato sfrattato da Emanuele Filiberto già molto tempo prima, perché abitava dove adesso c'è Palazzo Reale. Non so se ho reso già l'idea. Dunque, per tornare a noi, questa è la zona incriminata, la zona più importante. Qui, durante il 1680, giù di lì, viene costruito un grandissimo palazzo, che sarà il Palazzo Lascaris. Veramente non si dovrebbe chiamare Palazzo Lascaris, si dovrebbe chiamare Palazzo Carrón, perché i Carrón l'hanno avuto per 141 anni, dal 1720 in avanti fino al 1800 e più. Questo, chi è, perché Lascaris? Perché il nome è il marito dell'ultima dei Carrón. L'ultima dei Carrón deve scappare, vero? Sì, perché il marito la picchia. Perché il marito la picchia, questo Lascaris la picchiava, deve scappare tramite, riesce a scappare tramite Camillo Cavour, che riesce a favorirla, e lei andrà a Pisa e morirà a Pisa nel 1841. Però questo palazzo è stato completamente tenuto su, il Palazzo Lascaris, dai Carrón di San Tommaso, e prima ancora dal vescovo Beggiamo, che aveva fatto una specie di palazzotto, ma poi non aveva i soldi, aveva dovuto venderlo tramite dei passaggi con la Merol, una delle amanti di Carlo Emanuele II, passerà ai Delle Lanze, poi passerà appunto ai Carrón, che ne faranno una residenza favolosa. E intanto, perché è importante questa isola? Perché ha due grandissime autorità che abitano lì. Cioè, adesso abbiamo il Consiglio, vero? Consiglio della Regione è un palazzo importantissimo per questo, anche nel passato è stato sede di giudicatura, eccetera, molto importante nell'Ottocento, e poi perché lì risiede oggi il Vescovo,
c'è ancora la chiesa, vero? La chiesa antica dei padri lazzaristi che non sono più lì. Solo perché voi capiate la impostazione generale. Dove si trova il palazzo di cui Arabella tra poco parlerà? Si trova in questa... fammelo più piccolo. Qui? Questo è il palazzo, l'attuale palazzo. Il palazzo, qui siamo nel... Questo è il Teatro Sabaudia, quindi non c'era ancora. E in questa zona qua, questa è una zona che viene poi costruita. Qua c'era il gioco della palla, praticamente c'era il tennis di Torino, c'era il gioco del tennis di Torino. Ecco, e questo è il palazzo quando era dei Carron di San Tommaso, dopo c'è stato delle lanze, ecco come era messo nel 600. Questa è via Alfieri, l'attuale via Alfieri. E sull'angolo là c'era un giardino e quella era la torretta. Con una torretta. Signori andavano a vedere il panorama, perché da lì si vedeva il panorama. Passa pure te, vai avanti te. Ecco, quindi siamo nel 600, questa era una zona nuova, di nuova costruzione a Torino, perché faceva parte dell'addizione che era stata voluta da, dai Savoia con la costruzione di Piazza San Carlo e poi l'allargamento verso Porta Nuova, tutti i quartieri nuovi, nobiliari e conventuali. Ecco. E lì vedete il vescovo Beggiamo che compra il terreno sul quale verrà edificato il palazzo, il primo palazzo che è stato, che è l'attuale Palazzo Lascari, la prima costruzione, quindi il vescovo Beggiamo. Poi questo palazzo da lui costruito viene comperato dai Delle Lanze, perché uno dei Delle Lanze si sposa con Gabriella Mesmer de Marolles, la famosissima amante di Carlo Emanuele II, che lui aveva messo incinta. Carlo delle Lanze era il suo, uno dei suoi cavalieri più importanti di corte. Il duca lo obbliga a sposarsi la damigella e si deve tenere il bambino che nascerà. E poi ce ne sarà un secondo, che sempre del duca, che poi nascerà durante appunto il matrimonio, quando sarà già sposata, quando Gabriella sarà già sposata. Gabriella vivrà in questo palazzo e da donna di fatale, di piacere, quale era stata da giovane, probabilmente semplicemente una donna inesperta, perché era il duca la conosce a 14-15 anni, diventerà una saggia dama di corte, un'illustre dama di corte, e poi dopo diventerà una donna molto religiosa. E alla fine, quando starà per morire, lascerà poi tutti i suoi beni a una congregazione religiosa e farà preparare addirittura il suo funerale con una scenografia mica male. Sì, la sera i lazzaristi, di cui vi ho già detto prima, che adesso ancora ci sono lì vicino, di fianco, praticamente in via Arcivescovado, di fronte all'antica cassa di risparmio, vero? Ecco, in questo palazzo, nel Palazzo Lascari, ci sono state molte donne importanti, ecco, questa è una delle prime. Adesso però passiamo a vedere cosa succede di questo palazzo nei secoli seguenti. Sì, vorrei solo dire una cosa però, in quello spazio dove è stato costruito questo palazzo, quello della Banca Tiberina, non c'era niente di costruito, c'erano soltanto casupole proprio da poco, ecco. Metà era orto, era una specie di gerbido, perché non potevano costruire, come vi ho detto, dall'altra parte c'erano le suore di clausura. E quindi quella zona è sempre stata lasciata così, fin quando poi i tempi sono modificati, e le cappuccine sono andate via e allora si è potuto costruire. Ma anche la costruzione non poteva superare i 14 metri di altezza, eccetera. Anche lì c'erano delle cose ben precise. Anche perché avere delle case d'abitazione civile davanti a un convento provocava poi i problemi che aveva avuto la monaca di Monza quando lo sciaguratissimo Egidio si era affacciato e l'aveva vista. E la sventurata, rispose, ecco, quindi per quello che non si costruiva. Comunque c'era anche uno spazio che si chiamava la Corte delle Galline, che corrisponde più o meno alla zona dove adesso c'è l'ufficio del dottor Tomatis. Ecco, lì c'era anticamente, sì, c'era, si chiamava la Corte delle Galline, evidentemente ci tornavano le galline, ecco, perché Torino era contemporaneamente una città di nobili, aristocratici e anche molto campana. Ecco, come tutte le città antiche di una volta, però tutte avevano questo problema. Veniamo avanti. Ecco, qui vediamo i progetti. Qui passiamo qua all'Ottocento, quando questa frazione di angolo dell'isolato di Santa Francesca Romana viene, si decide di costruirla, e il progetto è il progetto della Banca Tiberina. La Banca Tiberina è una banca che si sviluppa con l'Unità d'Italia, diventa una banca estremamente importante
importante, così importante che poi farà un fallimento terribile, perché poi farà delle speculazioni edilizie terribili a Roma e sarà coinvolta nel famoso scandalo della banca romana, che sarà parato politicamente, uno scandalo non da scherzare, ecco, soltanto tipo certi scandali a cui siamo abituati oggi, forse peggio. Ecco, qui vediamo i progetti che sono stati pubblicati sull'edilizia moderna, che abbiamo ritrovato, dell'architetto e ingegnere Luigi Beri, anzi era un ingegnere più che un architetto. Però voglio ancora dirvi una cosa, noi facciamo sempre così, sì, perché da 30 anni e più che lavoriamo insieme, ecco. E allora chi è stato il committente? Perché uno dice vabbè, fanno il palazzo, si tira fuori Beria, che è colui che è veramente l'ingegnere, l'architetto che ha fatto questo. Però qual è la committenza? La committenza è di una persona molto importante che si chiama Biagio Caranti, che era nato a Sestadio nel 1839, fu pubblicista, uomo politico, imprenditore, finanziere, patriota, riformatore, che attraversò tutta l'epopea risorgimentale con ruoli diversi e significativi. Aderì alla Società Nazionale, fu segretario del pro-dittatore Giorgio Pallavicino Trivulzio e morì a Roma il 27 marzo del 1891. La sua figura è piuttosto complessa e anche controversa nei risultati, però è sicuramente una grande figura. Ecco, Biagio Caranti aveva una figlia che sposerà poi l'ingegner Beria, e Biagio Caranti è stato anche uno dei mille, e quindi c'è tutta una problematica. Quindi poi quando arriva a Roma diventa anche un personaggio importante, perché sono quelli che con l'Unità d'Italia guadagnano, sanno come muoversi e a un certo punto sanno anche dove andare a guadagnare. Vedete il palazzo come era costruito, poi tornare indietro, ecco, viene progettato, era più piccolo di quello attuale, non aveva tutto quel prolungamento su via dell'Arsenale che ha attualmente e quindi era molto più proporzionato. Vedremo, ecco, tutte le stanze dentro, le banche in quest'epoca diventano importanti e quel quartiere lì stava diventando il quartiere della City di Torino, ecco, la zona dove si sviluppavano anche le attività economiche della città, quindi un quartiere che diventava estremamente importante, molto elegante e soprattutto bancarie, attività bancarie. Sì. È un po' la piccola City di Torino, quella zona, ancora adesso, ecco, si vede. No? Questa bellissima foto del 1896 vi fa vedere il palazzo come era messo e vedete che sul lato destro si può vedere benissimo l'attuale cancellata, di cui parleremo poi tra un momento, il palazzo Lascaris, e vedete che il palazzo aveva una proporzione molto più logica, era molto più corto e quindi manteneva una proporzione di tipo rinascimentale, sembra un palazzotto rinascimentale trasportato a Torino. Le strade erano lastricate con quei sassi, quei ciottoli di fiume e con i passi per carrai per i carri, e doveva essere un insieme poi molto più elegante, molto più sobrio, però sostanzialmente il palazzo non ha perso la sua faccia e il suo aspetto. Sì. Quando sarà restaurato sono sicura che tornerà più o meno come Arabella ha anticipato un discorso, ha detto rinascimentale, perché Beria si ispira in modo particolare a Fuga, a Mannati, Peruzzi, e qui nasce un problema, se mi permettete. È il problema dell'eclettismo torinese. È un fenomeno di tipo artistico che si può situare temporalmente in questo modo: 1860-70, 1930. Sono 60 anni di eclettismo. Cosa vuol dire eclettismo? En kyklos, greco, in circolo. Cioè vuol dire uno che prende in circolo da tante ispirazioni, prende, appunto, dicevo prima, da Fuga, Mannati, Peruzzi, ma può prendere anche da altri. Il fenomeno dell'eclettismo non è ancora stato studiato. Soltanto adesso Arabella, io e Mauro Volpiano stiamo cercando di, attraverso appunto Mauro Volpiano che è professore, di dare molte tesi ai giovani su questo. Un primo esempio di eclettismo, beh, vedo te che sei presente, carissimo Bonzo, no? È appunto la tua palazzina dell'Unione Industriale. Quello è l'eclettismo ha tante fiamme, cioè ha molti motivi ispirativi. Quello più studiato è stato il filone che viene, che so io, dal Medioevo. Allora abbiamo vari palazzi che sono stati costruiti secondo questo sistema, col Dandrad e altre personalità. Abbiamo anche il Borgo del Valentino, se vogliamo. Quello è un modo di fare.
eclettismo, ispirarsi al Medioevo, ma poi ci sono anche altre ispirazioni, soprattutto ispirazioni francesi, ne vedremo tra poco. E la ragazza che ho qui presente, che è bravissima studiosa, Carlotta Venegoni, sta studiando le influenze tedesche, dico giusto? Giusto, ecco, di Francoforte, l'intendente qui. Esempio, lei sta studiando una forma di influsso tedesco che è? Quella proveniente da Francoforte, dall'ingegner Milius, architetto per Villa Chiesa, cioè la villa del senatore Chiesa. Villa Fornaca? Oggi Fornaca, sì, ecco. Clinica Fornaca di Sessano. Villa Fornaca di Sessano, con tutti i cambiamenti perché ci sono, sì. Però ha un'ispirazione tedesca. Allora, abbiamo detto 60 anni, vero? Di eclettismo, ispirazione prima di tutto gotica, perlomeno medioevale, ispirazione francese, lo si vedrà, ispirazione tedesca e poi appunto c'è questo Beria, ispirazione rinascimentale, come hai detto tu. Prego, Arabella. E qui vedete la facciata del palazzo attualmente come messa, con questa finestra, questa tripla finestra con effetti decorativi appunto di gusto rinascimentale romano. Prego. Ecco, vediamo alcuni dettagli, vedete proprio questi scudi con questi fiocchi, che è proprio un motivo decorativo che si può ritrovare in palazzi romani. Ecco il palazzo, e lo vedete anche in rapporto a Palazzo Lascaris, vedete com'è messo? Quindi il fatto che il Consiglio regionale l'abbia ricomprato attualmente fa sì che si ricostituisca una proprietà che era già anticamente una proprietà unica. Ecco perché l'abbiamo intitolato Ritorno a Palazzo Lascaris, perché ritorna a far parte dell'unica proprietà di questo gruppo di edifici, che era appunto tutta dei Carron. Quindi estremamente importante, avete fatto una cosa molto molto intelligente. Ecco, cosa abbiamo trovato all'interno? All'interno oggi non c'è più niente di come era prima, perché è stato molto rimaneggiato. C'era una cosa che non è più lì, ma che ci tornerà, mi pare, no? Debba tornarci anche abbastanza presto, no? Tomatis, è previsto che il signor Mercurio arrivi dentro. Questa statua era la statua che l'ingegnere progetta, fa sistemare nell'atrio della banca, perché la banca era dedicata, poi passa alla società dei consumatori del gas. Dopo lo scandalo della banca romana, a fine 800, ci si insedia dentro la società consumatori gas. E allora Beria, che diventa il presidente poi di questa società, sarebbe come se oggi fosse il presidente dell'Italgas, per intenderci, Beria cosa fa? Chiama un fonditore romano molto importante, il più importante fonditore che c'era a Roma nell'Ottocento, Alessandro Nelli, e gli fa fare questo mercurio, gli commissiona questo mercurio, copia dal Gian Bologna, che viene sistemato, è un mercurio piuttosto alto, è alto più di 2 metri, viene sistemato nell'atrio, e doveva naturalmente, reggendo delle lampade illuminate a gas, doveva rappresentare il progresso, il futuro, eccetera. Nelli è un importantissimo fonditore che poi va a vivere e a morire a San Pietroburgo, dove lavora per gli zar, quindi tanto per dirvi il livello di queste cose. Poi questo mercurio sparisce. Io leggo queste cose e mi viene in mente una cosa molto curiosa. Ero molto amica nel passato di Damolo, che è stato il direttore, il presidente dell'Italgas negli anni 90, e mi ricordo che quando andavo a trovarlo all'Italgas in via 20 settembre, vedevo spesso nell'atrio, mentre aspettavo di entrare, vedevo spesso questa statua di questo mercurio, e mi si è accesa una lampada, ho detto sarà mica quella, era proprio quella che è stata portata quando l'Italgas si è trasferito da quel palazzo lì al palazzo dell'Italgas di via 20 settembre, che adesso ha già dismesso, sì, è stata trasportata lì e lì è rimasta. Sì, l'antico palazzo d'Arcourt chiamavano. Ecco, al 39-40 dovrebbe nel restauro generale del palazzo ritornare poi definitivamente al suo posto, cosa che mi farebbe molto piacere, devo dire. Eccola qua come messa, ecco, è sistemata così. Mi ricordo Damolo, che è morto ancora giovane. Scusa Arabella, sì. Io voglio ancora spendere una parola, sì. Vedo dei giovani, mi interessa soprattutto a loro. Sono pochi gli studi che si fanno sull'eclettismo sì, torinese, ma guardate, penso che tu possa anche dirlo, sì. A Roma c'è questo quartiere Coppedè, per esempio, che e ti portano là a vedere come avessero chissà a che Milano cosa. Milano anche. Torino è tutta così.
questa zona qui, una parte cospicua della città è tutta di indirizzo appunto eclettico e non è stata studiata. Abbiamo perlomeno un centinaio di architetti, ingegneri che non sono assolutamente studiati. 2-3 articoli, qualche cosetta, così sì, ma proprio a fondo. È un fenomeno straordinario che dovrebbe tenere molto desti i giovani che vogliono studiare queste cose, perché è un fenomeno ancora tutto da studiare, quindi è per voi giovani, non certamente per me che sono un vecchio bacucco, no? Non so se rendo l'idea. No, perché è un fenomeno importantissimo, perché io ho detto adesso naturalmente l'architetto Venegoni va bene così come architetto, ma però se noi andiamo dentro Venegoni, se noi andiamo dentro ci sono ancora dei come dire affreschi, decorazioni straordinarie non studiate. Ad esempio Rodolfo Morgari ha prodotto delle cose straordinarie, la regina Margherita se l'è portato al Quirinale. Se tu chiedi a quella del Quirinale, bisognerebbe che studiassero. Cioè sono presenze piemontesi laggiù a Roma che non sono studiate, cioè non solo architettura ma anche gli interni che sono, e anche sotto l'aspetto del gusto, anche sotto l'aspetto del vivere, non dico una cosa ma voglio dire anche lo studio dei gabinetti, lo studio delle fognature, tutta, è una cosa che è straordinaria che nessuno ha studiato ancora. Non so, facciamo qualche nome, l'agricoltura? Sì, l'Accademia di Agricoltura, ma anche tutti i palazzi che fanno capo alla zona di Corso Vittorio Emanuele, che sono tutti bellissimi anche negli interni, le ville della Crocetta, tutta l'area anche pedonale della Crocetta è piena di bellissime ville ancora in parte, sì, con le decorazioni originali, quindi ce n'è da fare, ce n'è per molte generazioni, quindi Torino è ancora una città sorprendente, ancora molte cose da studiare. Vediamo in questa diapositiva un palazzo che viene costruito dal Beria di traverso, che adesso non c'è più, ed è proprio quello che va a sistemarsi nella zona della Corte delle Galline. Ecco, questo è il palazzo della Banca Tiberina, questo era il l'attraversamento, il giardino, questo è il palazzo Lascaris. Su questa parte qua, dove c'era appunto questa corte delle galline, così, viene costruito un palazzo per la consumatoria, fabbricato a uso laboratorio magazzini della società GAS, e viene costruito con uno stile elegante e nello stesso tempo anche funzionale. Non si capisce perché l'architettura non possa costruire delle cose oggi che siano anche esteticamente guardabili. Questo è uno dei miei grandi delle mie grandi domande. Ecco, adesso passiamo a vedere chi è questo progettista del palazzo, l'ingegner Luigi Beria. Vedete le date di nascita e di morte, 1859-1905, morto molto giovane. Qui in sala c'è un discendente dell'ingegnere che saluto e ringrazio, sì, perché è stato gentilissimo, ci ha anche prestato delle cose da sistemare. Eccolo qua. Beria si forma, diventa ingegnere, cioè perché a un certo punto a Torino, mentre prima una volta c'erano solo architetti, in epoca dopo l'Unità d'Italia si separano le carriere dell'architettura dalla carriera dell'ingegneria, quindi vengono separate le due carriere, quindi lui è ingegnere, ma gli ingegneri di allora erano molto diversi da quelli di oggi, perché facevano studi di arte anche e di architettura, quindi lui vive anche a Roma, trascorre una parte della giovinezza a Roma, e quindi amava molto lo stile rinascimentale, amava moltissimo appunto lo stile classico italiano, ed è per questo che lo mette nei suoi edifici. Beria sposa la figlia di Biagio Caranti, per l'appunto, e progetta molte cose importanti a Torino, in parte conservate, in parte perdute. Ecco qui davanti a voi, ecco, una cosa molto bella che non c'è più. Prego, Arabella. Questa è la stazione della ferrovia Torino-Rivoli, dove adesso c'è quell'orrendo edificio enorme, alto. Alto, brutto, ma brutto, che è proprio più brutto, non è difficile immaginarlo, che e quindi è una cosa degli anni 60, avessero fatto un'architettura moderna bella, ma hanno fatto una cosa orrida, l'hanno buttato giù ed era questo, c'era una ferrovia che andava da Rivoli a Torino, perché Rivoli una volta era staccata dalla città e c'erano i campi in mezzo, prego. E vedete che viene costruita in questo stile rinascimentale, la facciata, la parte destra, che è l'atrio Partenze, vedete, ricorda un'architettura fiorentina, se dovessi proprio dire, proprio sembra l'architettura una cosa di Brunelleschi. Lui poi aveva questa mania e questo gusto
di fare delle decorazioni in facciata che si chiamano graffiti o sgraffiati, ed erano delle cose che venivano eseguite da dei artigiani bravissimi e che riprendevano dei motivi rinascimentali. Progetta anche questo edificio che è vicino al Palazzo Lascaris, che sta, è ancora questo è tale quale, che era la sede della società elettrica Alta Italia, siamo all'anno 1900, e che poi è diventata la sede della RAI, il cosiddetto Palazzo della Fortuna, via Arsenale 21, quando si mandavano le cose per la lotteria, via Arsenale 21. Adesso i giovani non se lo possono ricordare, io me lo ricordo vagamente già. Oibo. E il palazzo viene costruito anche questo in uno stile neorinascimentale molto elegante, molto ricco, con elementi anche già di gusto Liberty. Quindi vedete, ecco, questa è una fotografia storica che rappresenta il palazzo, con il palazzo accanto, che è anche progettato da lui, che erano in costruzione tutte e due. Poi fa, per esempio, poi a un certo punto cambia stile. Nel 1903 cambia completamente stile e fa il padiglione per la società Consumatori Gas, l'esposizione di arte decorativa moderna di Torino del 3, una famosissima mostra di arti a Torino, e lo fa proprio Liberty, sembra una cosa uscita fuori dalla, sembra la metropolitana di Parigi contemporanea, ecco, è un edificio completamente Liberty. Quindi questo architetto era in grado di muovere, architetto barra ingegnere, era in grado di muoversi disinvoltamente fra tutte e due questi stili. Se pensate, questo architetto è morto a 46 anni, ha progettato un'infinità di cose, ma veramente, io qui c'ho un elenco tratto appunto dal repertorio dei progetti edilizi del comune, ma con cose che lasciano sbalorditivo, come ha potuto fare in pochissimo tempo, lui che poi era anche presidente della Consumatori Gas. Certamente una figura nuova che non è mai stata, è la prima volta che viene presentato Beria, perché finora non era mai stata studiata, ma come lui ce ne sono altre. È un fenomeno, io dicevo prima, che aveva affrontato figura per figura per evidenziarne le tendenze, come abbiamo detto prima, e anche i risultati e pure i limiti, perché c'è anche una parte di limite in questo modo di fare architettura appunto eclettica. Comunque sono stati questi architetti come lui, che è morto giovanissimo, a conferire un volto preciso e ancora nettamente riconoscibile ad una parte cospicua della città, quella zona di via 20 Settembre e oltre, a via Arsenale. La vastità e l'importanza del fenomeno stanno appena emergendo adesso attraverso degli studi. Ecco, qui vedete gli edifici degli stabilimenti della società del gas luce, che sono gli edifici dove adesso si è insediata l'università, avevano una torretta che è andata bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. E al fondo di Corso Regina. Al fondo di Corso Regina, una parte conservata, l'ha progettata lui. E questa è la copertina di un opuscolo che è stato fatto per ricordo di Beria dai suoi colleghi, perché era anche molto, doveva essere una persona molto amabile, molto gentile, quando muore è molto molto compianto. Prego, tant'è vero che gli faranno un monumento all'interno di questa torretta, che poi purtroppo nel bombardamento va perduto. Sì, questa è l'unica fotografia di questo monumento di Contratti, vero? Sì, che è uno scultore importante, quello un che grosso ha fatto architetto. Il ponte Umberto, le statue del ponte scultore. Di Re Umberto sì. Sul Po. Purtroppo ecco. Non rimane nulla di quest'opera. Ecco, queste sono delle cose fornite dai discendenti. Lui partecipa all'esposizione internazionale dell'elettricità del 1898, partecipa all'esposizione di arte sacra. Vedete, quindi un ingegnere, architetto, fa l'arte sacra e ha un diploma di benevolenza. Prego. E qui abbiamo un diploma per i centenari religiosi e artistici del Piemonte, mostra di arte sacra del 1898, vedete? Quindi come ci si muoveva anche in modo molto disinvolto e come erano colti questi ingegneri dell'Ottocento. Ecco, mi auguro che gli ingegneri moderni lo possano essere ancora, perché è molto importante avere una cultura anche artistica, avere anche una sensibilità artistica per, anche quando si progettano delle cose che poi hanno anche dei fini pratici. Ecco, fra 8 e 900, adesso vediamo rapidamente il Palazzo Lascaris, ecco, abbiamo ritrovato all'archivio, esiste al Museo Civico di Torino, comprato da poco tempo, dal 97, un album di arredi per Palazzo Lascaris, datato 1872. Sono dei disegni di mobili che vengono progettati per il palazzo quando il palazzo diventa la sede della Corte d'Appello. Quindi, sì. Bellissimi, perché ci dicono una cosa molto importante, che a Torino continuava la tradizione
posizione del mobile settecentesco, guardate come sono raffinati nella progettazione, addirittura la vena del legno segue la curva che deve fare il mobile in maniera che non muova, tra virgolette, poi nei cambi di stagione, nei cambi di clima. E questo è fondamentale saperlo, chi lavora bene il legno sa queste io cose. Io vorrei dire, aggiungere una cosa guardando questi disegni, ed è la seguente cosa. Queste nostre maestranze, che fino a 10-15 anni fa c'erano ancora, oggi non ci sono più, sono quasi tutti morti questi grandi artigiani, sì. Non è vero? E erano artigiani che venivano da dove? Dal Settecento. Cioè avevano questo lavoro preciso, costruito bene attraverso sacrificio, impegno, eccetera, che l'hanno portato avanti per tutto l'Ottocento e si è spento, diciamo, 1970-80. Oggigiorno nessuno fa più queste cose qui di tipo, che so io, barocco, eccetera. Anzi, uno cerca di sbolognarle in tutti i modi, no? Perché è cambiato il gusto, è cambiato un mondo, si può dire. Però queste maestranze hanno tenuto fino a pochi anni fa. Ecco, qui vedete la serie di questi mobili, li passiamo rapidamente, sì. Ecco, anche dei camini di marmo vengono progettati, molto eleganti, molto pregevoli. Non ci sono più purtroppo questa parte di arredi. Sì. Ecco, degli interni. Prego. E poi c'è la cancellata di ferro battuto. Questa cancellata chiude già a fine Ottocento lo spazio, ecco qua vedete, che è la passione di Domenico Tomatis e dei suoi collaboratori che hanno restaurato questa bellissima lavoro in ferro e si sono domandati quando è stato fatto e da chi. Siamo riusciti a capire quando è stato fatto, almeno è in uno spazio di 6 anni, ma non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Perché? Perché nel 1870-1890 coloro che lavoravano il ferro a Torino erano perlomeno 30-40 persone, 40 ditte, per cui gli studi non sono ancora iniziati. Qualcuno dirà, ma Franco, ma basta di dire così, che questo non è... E non sono stati fatti. Se tocca ai giovani studiosi venire avanti e portare qualche luce nuova su queste cose. Ad esempio, noi abbiamo dei cancelli straordinari qui a Torino, non è vero? Guardatevi però intorno. Non sappiamo di che maestranze siano. Guardatevi intorno in centro, vedrete dei cancelli bellissimi. Io adesso mi sono messa a guardare tutte le cancellate in centro, dico mamma mia che bella questa, che bella. Il dottor Tomatis e i suoi collaboratori hanno capito, e questa è una cosa bella, che era un cancello di grande importanza e di grande rilievo, e l'hanno fatto restaurare e adesso è godibile, vero? Prego, prego. Ecco, era in queste condizioni prima del restauro, qui c'è dopo che li hanno passato già il minio. Ecco come era progettato, in questo stile neobarocco molto elegante. Ecco qua i restauratori all'opera. È stato un lavoro piuttosto laborioso. Su 40 di questi autori, 30-40, noi conosciamo soltanto uno, il Pichetto. Sì, infatti, signor Pichetto è uno discendente, appunto, famoso, no? Sì, il dottor Pichetto, che è stato anche all'Unione Industriale, è stato un illustre personaggio. È l'unico un po' conosciuto, perché ci sono delle pubblicazioni che lui aveva fatto e che noi abbiamo ritrovato, ma per gli altri niente. Gli altri 30 sono rimasti nell'ombra. Poi la stagione storica di questi palazzi la chiudiamo con una donna molto intrigante, che è la contessa Augusta Lovadina Tiretta, che fu proprietaria di Palazzo Lascari tra il 5 e il 17. Sa Dio quanto abbiamo cercato il suo ritratto, che sappiamo che era stato fatto dal Giacomo Grosso nell'anno 1900 e che fu esposto anche alla Biennale di Milano. Non l'abbiamo trovato. No, abbiamo trovato sul venerdì della contessa. Della contessa, ma erano 5, e quali di queste 5? E questo c'è una è il foto problema. Con 5 signore con 5 cappelli, come uguali, vedete, di panna. Mamma. Tutti in testa. E allora non l'abbiamo naturalmente pubblicato. La contessa si compra il palazzo, arriva a Torino, si compra il palazzo ancora giovanissima, ha 24 anni, già vedova, con 2 figli, e situazione ci si insedia all'interno e comincia a fare una vita mondana molto intensa. Ci sono ancora delle persone che a Torino mi hanno raccontato delle storie stravaganti, mi hanno detto, la signora è stata una nave scuola per tutta la nobiltà piemontese. Ho detto, come una nave scuola? Ho detto, ma avete delle prove, delle cose? Probabilmente, molto semplicemente, questa signora non era una nave scuola, una signora che viveva, era rimasta vedova, e a quel tempo essere vedova era già un bollo, perché poi ti dovevi risposare, perché o dovevi chiuderti velata in casa,
eccetera. E quindi la signora invece amava la vita mondana, amava l'arte, comprava quadri, faceva vita intensa mondana, naturalmente, sempre registrata. Da naturalmente la difesa di Arabella è una difesa appassionata. No, ma capisco perché una donna deve essere sempre attaccata così. Ancora recentemente uno mi fa, ma l'ha vista, ha dei documenti, ha qualcosa? No. Allora come fai a dire queste cose? Sono solo malignità gratuite queste che tanto vanno e tanto vengono. La signora usciva di casa con una carrozza a 4 cavalli e guidava lei, e quindi era famosa perché era una spericolata guidatrice. Poi nel 1911 ha già una macchina e a 50 all'ora ha un incidente stradale abbastanza forte con la macchina in Val d'Aosta, andava a 50 all'ora, dice il giornale. Nel 1909 ha un grosso guaio perché il palazzo Lascaris una sera, mentre era in corso una festa elegantissima in cui erano arrivate tutta una serie di artisti travestiti da carte da gioco, travestiti da cavalieri e dame antiche, prende fuoco il palazzo e con dei danni notevoli a quanto pare. Prende fuoco il palazzo, non si sa se prende fuoco perché prende fuoco veramente o se perché c'è qualche problema di assicurazione che doveva pagare perché la signora cominciava a essere in bolletta. Tanto è vero che pochi anni dopo tutta questa vita mondana, la stagione della Belle Époque torinese finisce, ed è stata una bella stagione quella della Belle Époque torinese, meriterebbe anche lei maggiori approfondimenti ma storici. E questo palazzo che lei aveva fatto risistemare, per cui lei fa molti lavori anche, verrà venduto a Gualino e passerà alla Snia Viscosa e avrà poi altre sorti fino ad oggi. Qui ci sono le foto di Mario Gabinio che rappresentano l'inizio del Novecento, c'è già il cartello Snia, qua era già diventato della Snia Viscosa, ma era più o meno come era ancora al tempo della Contessa. La Contessa poi muore nel 1921, 45 anni, quindi muore molto giovane. Ecco com'era messo. Questo è un dettaglio della facciata, simpatico, ci piaceva, in cemento. Quando vedete queste cose qui le hanno aggiunte, queste cose. Sì, ecco. Oggi il palazzo è molto ben tenuto, perché è appunto sede del Consiglio regionale, vero? Ecco qua, vedete gli interni, prego. Ecco, questa è una foto storica, sulla destra vedete una struttura Liberty che è stata fatta fare dalla Contessa Lovadina, che oggi non c'è più, c'erano anche rose, rosai. Ecco come era messo, la signora Lovadina si fa sistemare anche il giardino, aveva un giardino tra Palazzo Lascaris e il palazzo della Banca Tiberina, c'era un bel giardino verde e lei cosa si fa fare per non essere troppo vista, siccome dalla cancellata la vedevano, vuole una specie di gazebo chiuso che si fa costruire e si fa progettare, costruire ed approvare, che però deve essere una cosa rimuovibile, le dice il Comune di Torino. Giustamente il dottor Placido mi diceva il Comune era molto più esigente allora, per avere un permesso per edificare in centro, per fare delle cose in centro dovevano essere cose che stavano in stile con tutto il resto degli edifici, non ti davano un permesso così facilmente, non è come oggi che trovi delle cose costruite così a pera che dici ma chi è che gli ha dato il permesso? Ecco, a quel tempo questa cosa non capitava perché c'era veramente una commissione d'arte al Comune di Torino che controllava le cose sul serio. Sì, ecco, c'erano grandi architetti, ne cito uno solo, Camillo Riccio, uno dei più grandi nostri architetti, che guardavano queste cose che fosse razionalmente ecco apposta. Palazzo Contessa Lovadina, qui lo vedete, ecco questa è proprio l'ultima immagine ed è la fine con questa veranda vetrata che viene costruita, ecco la cancellata del dottor Tomatis sullo sfondo, abbiamo parlato di lei anche prima, perché questa cancellata è suo sogno, il suo incubo, credo. Sì. E, eccola là sullo sfondo ben raffigurata. Chissà che bello che era quando non ci si parcheggiavano le macchine ed era un giardinetto. Doveva essere una bella cosa, di una Torino molto dottor bella. Dottor Placido, noi abbiamo scritto questa cosa. Ora finalmente la bella costruzione della Banca Tiberina è tornata sotto l'ala protettiva di Palazzo Lascaris. Faceva già parte al tempo dell'isolato appunto di Santa Francesca. Con la ricomposizione della grande area iniziale dell'antico palazzo. Noi abbiamo scritto un felice e pertinente ritorno a casa. Quando sarà restaurato? Abbiamo avuto dei problemi con chi ce l'ha venduto? No, veramente, hanno chiesto di utilizzarlo ancora per un periodo pagando una penale, devo dire, folle, benissimo, per il Consiglio, che ha ritardato di oltre un anno l'accesso completo al palazzo, che adesso è di proprietà, cioè è nella disponibilità del Consiglio regionale,
e contiamo con i tagli che facciamo su altre cose di mettere mano con un progetto di... In questi anni noi abbiamo messo mano in maniera disordinata per interventi vari. Allora stiamo ragionando, anzi dovremmo ragionare su un progetto complessivo per gli interni, cioè su tutta quanta, sui tre edifici e il recupero della Banca Tiberina. Io faccio fatica perché per noi era il banco di Sicilia, e dobbiamo ancora decidere cosa fare, se trasferire la biblioteca che è molto distante in via Confienza, se spostare l'URP che è un po' sacrificato, se adibirlo ai gruppi consigliari, magari una nuova legge elettorale li riduce, così insomma possiamo fare le altre due cose, ma penso che se ne occuperà chi nella prossima legislatura dovrà seguire queste Darete cose. Darete anche un nome a questo palazzo? No, per adesso non si sa ancora. Sono aperti consigli e suggerimenti, no referendum. Bene. Bene, in chiusura io vorrei ringraziare tutti quelli che sono stati presenti ad ascoltare questa cosa, grazie di cuore in mezzo a questo turbine del Salone del Libro. Sì, anche perché è un discorso pesante questo, perché non ci sono immagini eclatanti, quindi diventa difficile, siete stati veramente bravi ad ascoltarci. Bravi, vorrei ringraziare tutti grazie. Quelli che hanno collaborato con noi, la dottoressa Carlotta Venegoni che si è occupata molto attivamente di questo volume, la dottoressa Cofano e il dottor Grosso che hanno letto e curato anche loro il testo. Insomma è stato un lavoro molto simpatico, ci siamo anche molto divertiti devo dire. E potremmo chiamarlo Palazzo Beria se non richiamasse anche a un personaggio come dire problematico, non come il nostro architetto. L'architetto è una brava persona. Beria quello... Sì sarebbe certo. Gli troveremo un nome comunque. Sì, ma... quest'autunno credo che poi ci sarà poi una presentazione ufficiale del tutto a Palazzo Lascaris, no? Di questo libro con poi delle cose più accurate ancora. È un pezzo della nostra storia torinese, un pezzo prezioso. Guardatevi intorno, quando andate in giro per Torino, cominciate a sbirciare androni, portoni, palazzi, a mettere il naso in su, non troppo perché sennò poi vi capite. Il lavoro, voglio ancora dire una cosa, il lavoro però, noi da 30 anni ci parliamo così, è stata mia allieva, adesso ho superato di molto il maestro, no, per dire, ma non è lavoro solo nostro, è lavoro di queste persone che non hanno parlato ma che sono vicine a noi, che io voglio ringraziare profondamente, perché sennò non si riesce a fare nel breve giro di pochi mesi, due mesi, un lavoro così senza l'impegno loro. Vorrei che tu li nominassi, vero? L'ha già fatto, benissimo. Grazie a voi. Invece noi a nome del Consiglio regionale ringraziamo la professoressa Rabella Cifani e il professor Franco Monetti per questo viaggio nella storia e nell'arte della Torino, della Belle Époque torinese. E è vero che abbiamo parlato di cose che ahimè per il tempo, per i bombardamenti della guerra non ci sono più, però Palazzo Lascaris conserva, custodisce ancora molte ricchezze, molta arte e quindi invitiamo tutti a venirlo a visitare. Visto che, come dice anche il vicepresidente Placido, è proprio la casa di tutti i piemontesi, quindi siete benvenuti. Grazie a tutti. Grazie.